giorno è oggi, Ale? Mercoledì. Mercoledì 8. 8 aprile. Aprile 2015. Prove di pesca a galla per vedere la frequenza delle mangiate. Tre chicchi di gran turco di continuo a galla sulla canna fissa per cercare di portare i pesci su e vedere se c'è già una competizione alimentare tale da giustificare questo tipo di pesca. Vediamo che succede. Vediamo i tempi. Stavamo buscando con 30-40 cm d'acqua, prima carpa. Forza muscolare notevole. Senza esagerare con la forza, dovrebbe essere un pesce sul chilo e mezzo. Anche meno. Primo pesce. Piccolo suggerimento, se mettete il cencio sull'occhio dei pesci si fermano, quindi quando li maneggiate con il cencio è una buona abitudine metterglielo sugli occhi in modo tale da far stare più pratica. Ok. Rinnesco, chicco di gran turco sull'angolo, vado laggiù quindi a canna stesa, schiaccio un pochino il gran turco per ottenere un galleggiamento maggiore e rientro in pesca. Tempi sono più o meno questi, vediamo. Secondo me non superano 15 secondi. No, infatti. Meno, siamo intorno ai 5-10 secondi. Ok, anche qui siamo sopra il chilo. Pesce che hanno una forza incredibile perché abbiamo l'acqua perfettamente pulita, pesci perfettamente sani e ben alimentati, con l'alimentazione controllata. Quando utilizzate il mangime del lago sappiate che state utilizzando un mangime che viene fatto apposta per i pesci, apposta per questi pesci nel periodo specifico, per cercare di dargli quello che serve. Quindi il pellet d'inverno e d'estate cambia? Cambia completamente. E entrambi i pellet, che sono molto più cari di quelli che si trovano in commercio, hanno dentro delle sostanze attrattive che permettono di non sprecarlo, perché noi dobbiamo avere la certezza che tutto ciò che gli diamo da mangiare venga mangiato e non marcisca sul fondo. E quindi sono più attrattivi, a differenza di quelli dall'allevamento, e sono assolutamente più nutrienti, ma soprattutto contengono delle sostanze che gli altri tipi di pellettati, che spesso sono un riciclo di mangimi scaduti, non contengono. Il problema è che se questo è un pesce di 2 kg, diamo l'occhio. Il discorso mi torna. Il discorso torna. Pesce grosso? È un pesce grosso, sì. Più che altro è un pesce di 2 kg o più o meno, 1,5-2 kg, sono quei pesci che hanno il misto tra peso e forza muscolare, è come se fosse un ragazzo di 20 anni. Se muscolarmente, al di là del proprio peso, sviluppa una forza maggiore rispetto a quella di... Ah, c'è anche più di 2 kg, qui siamo sui 3 abbondanti. Come detto nel primo tutorial. Come ho detto nel primo tutorial, l'ho ovviamente smentito. Qui stiamo, per un qualche motivo che non conosco, ma stiamo prendendo soltanto pesci grossi. Uso lo slamatore per slamarlo. Perché sì, fa prima. Però fa vedere come si usa lo slamatore. Sì, al prossimo pesce si fa. Fatto questo portale. Ok, stiamo pescando a galla con 40 cm d'acqua, l'8 d'aprile. Alziamo il piombo, ci allontaniamo dall'amo in modo tale da ottenere la lenza morta, un pezzettino di lenza dove l'esca in caduta possa scendere, e andiamo a nascondere l'esca insieme alle altre che stiamo buttando. L'importante è stare con la lenza quasi completamente fuori dall'acqua in modo tale da non dover neanche tirare, cioè appena il pesce porta via rimanga allamato.
se la competizione alimentare si stoppa. Ecco, una cosa a differenza di quando si pesca in terra è che bisogna continuare a buttare anche mentre si recupera il pesce, in modo tale da mantenere viva la competizione alimentare. Si ritorna lì al prossimo calo e ci si trova già del pesce in competizione. Vabbè, questo è un labbro per cui non c'è bisogno di usare il formatore. Stiamo pescando ora con circa 40 cm d'acqua. Chicco duro sull'angolo, stendo, tre chicchi, il pesce dovrebbe essere già lì. Vediamo che succede. Attenzione, si prendono addosso, quindi vuol dire che dobbiamo ancora salire con il fondo, quindi avvicino il galleggiante all'amo e pesco in questo caso con 35 cm di fondo. Ritorno in quella posizione, stendo, tre chicchi sul galleggiante, canna alta, lenza fuori dall'acqua, pronti a tirare appena parte. Schiaccio un po' il gran turco per farli salire e dopo un po' che si fastura c'è il rischio che vengano veramente troppo su. Quella è una cosa che va evitata. Okay. Il vantaggio di pescare a galla in questo modo, altro pesce in paglia, è che l'amo in questo caso sta sempre nella zona della bocca dove c'è la cartilagine, per cui non prendiamo pelle e strappiamo la pelle, ma prendiamo il pesce nella parte cartilaginea. È più difficile che si slavi e soprattutto, nel frattempo abbiamo rotto il retino, e soprattutto gli facciamo il minor male possibile. Ultima prova, anche perché abbiamo il retino rotto, vediamo che succede. Finora i tempi sono stati tra gli 8 e i 15 secondi. Vediamo. Quindi col pellet si diminuiscono i secondi? Col pellet tecnicamente diminuiscono i secondi, bisogna pasturare un po' meno. Quindi la fiondatina, anche perché poi ha un tempo, diciamo, di calata leggermente più lento rispetto al gran turco. Anche lì bisogna vedere se è un pellettato dove dentro ci sono delle bolle d'aria, lo si vede perché ci sono dei buchini, tende a galleggiare, il che è un po' pericoloso perché se galleggia rischia di spostarsi sul pelo dell'acqua e quindi di spostare la pasturazione da dove serve a noi a altri pescatori. Ma se il pellet invece non è pieno d'aria e scende subito, allora c'è il difetto che è troppo veloce nello scendere. Quindi fondamentalmente se si pesca a galla con il pellet si può tirare anche un chicco alla volta, uno, due, tre chicchi, non di più. Con il gran turco pescare a galla non ha molto senso, però come vedete o così, perché in terra proprio non ci vanno. Vediamo se il giardino ci assiste. Ci assiste, insomma. Ok, vai. Per oggi basta. Al prossimo tutorial.